Tante belle cose a tutti ragazzi, bentornati su KM Channel. No, non è un miraggio, sono tornato finalmente dopo un po' di casini. Lo so, non metto video da un casino, da forse 2 settimane, ma ho avuto una serie di cose assurde, si capirà anche dalle mie occhiaie. Da qui in poi, da oggi in poi andremo un pochettino più regolari. Già sto preparando il nuovo chiacchiere da bar con qualche gameplay e qualcosa del genere. Nel frattempo oggi è un giorno speciale, non perché è stato annunciato un nuovo eroe, bensì perché è stato annunciato un nuovo offlaner. Questa è la cosa più importante. Quindi adesso andiamo a vedere il trailer insieme e dopo andiamo a vedere in carrellata tutte le sue abilità. Il trailer parte tra 3, 2, 1, adesso. She escaped the lab, and science just got buzzed. Bred to be the perfect specimen. Synthesized Cosa? droid, deadly precision. This kitty's got claws. This experiment didn't go wrong. Instead, she went È intangibile, cioè immortale. The man who brought you phase and howitzer. Il dottore che ha fatto sia phase che howitzer, lo scienziato. Ragazzi, a parte la skin è figa. A parte che non me ne frega nulla che sia una donna, che non me ne frega nulla, ragazzi, a me interessa, mi piace. Insomma, tanta roba. Andiamo subito a vedere le abilità perché, ragazzi, ho una curiosità immensa, un hype a livelli estremi. Intanto, prima di andare a vedere le abilità, se volete scrivermi sotto, così a caldo dopo il trailer, le vostre impressioni, poi me ne vado a leggere in carrellata. Ok, la Epic ci dice che è un'incassatrice a distanza, quindi a distanza, chiamata Zinx, che si potrà giocare, vabbè, lo sappiamo, dal 18 di luglio. C'è un accenno di lore: dopo centinaia di tentativi falliti, il 348esimo era riuscito perfettamente. Era nata Zinx, un'incassatrice, assalitrice, limitatrice assediante. Zinx usa il mana per incassare colpi alla perfezione e infliggere letali danni nel tempo ai nemici. Questa mi sembra abbastanza interessante come cosa. Abbiamo Medicina Mara, Zinx carica l'arma e crea un campo di energia d'aria sul terreno davanti a sé e si può scaricare in anticipo per creare un campo più piccolo, quindi è una sorta di AoE. Poi abbiamo Graffi da gatta sul quadrato o sulla Q, che è un'abilità che si alterna, un po' come quella di Wukong del bastone, insomma, potenzia la sua pistola applicando un effetto cumulativo di danno nel tempo, quindi altri dot probabilmente dopo mori, che ci viene nuovamente inserita la meccanica dei dot. Abbiamo sul cerchio o sulla E del PC rimbalzo stordente, è un proiettile a media portata che rimbalza sui nemici vicini stordendoli. La durata dello stordimento aumenta per ogni nemico colpito. Questa qua in fight può essere molto interessante, ma parla di nemico colpito, quindi credo che anche in mezzo ai minion, se rimbalza sui minion e poi prende un avversario, lo stun, lo rallenta, lo stordisce, quello che è, per più tempo. Poi abbiamo l'ultimate, vediamo un po' come funziona. Ok, è una passiva. Zinx riceve rigenerazione mana in percentuale sul mana mancante. Ok, un po' come funziona flusso mentale, bene o male. E poi ha anche un'abilità alterna. Mentre è attivata, cura immediatamente il 50% dei danni subiti convertendoli in costo in mana. Cioè, quindi il 50% dei danni che prendi vengono curati istantaneamente, però perdi la stessa quota in mana, cioè se tu prendi 600 danno, 300 te li leva dalla salute e 300 te li leva dal mana. Interessante, cioè è molto interessante come dinamica. Onestamente, in offlane può essere molto fastidioso da avere contro, è molto divertente da giocare. Esteticamente devo dire che comunque non mi dispiace, è un po' quella linea di personaggio come Howitzer, quindi quella specie di, non so, animale mezzo alieno con gli esperimenti fatti addosso, tipo Rocket Raccoon dei Guardiani della Galassia, insomma. Oh, yeah. Bene, io ho l'hype a manetta. Fatemi sapere voi ragazzi cosa ne pensate, se vi convince questo tipo di eroe. A me sembra veramente veramente buono, poi bisognerà vedere, vabbè, ovviamente quando uscirà al solito sarà OP come lo schifo, poi lo sistemeranno un po', almeno è sempre stato così, quasi sempre, tranne per Wukong. Prima di chiudere vi dico che non farò un video in cui si parlerà delle novità che ci saranno nel big update, eccetera, me l'avete chiesto in tanti, però onestamente al momento le cose che si sanno sono troppo poche, cioè si sanno delle pillole, anche perché la Epic sta cercando di tenere un po' tutto per sé, non si è ben. A parte che ci saranno dei miglioramenti grafici alla mappa, il rework di Iggy, eccetera, però
Poi le modifiche al sistema carte non sono molto chiare, si è capito che ci saranno, ma non sono molto chiare, quindi verrebbe fuori un video in cui alla fine non vi dico nulla che già non sapete, e non avrebbe senso, sarebbe giusto acchiappare qualche view se non ho motivo di farlo. Quindi no, non farò un video sul big update, almeno fino adesso, poi se daranno notizie un po' più importanti farò un video in cui ovviamente ne parlerò e ne parleremo insieme, magari farò anche una live su YouTube così tanto per parlare un po' con voi di queste cose, ma al momento non lo farò. Per questo video è tutto, ragazzi, lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate di questo nuovo eroe, se vi piace esteticamente, a me onestamente sì, mi piace veramente tanto. E non mi resta altro da dirvi, quindi tante belle cose a tutti e ciao!